del mondo, benvenuti in questo nuovo. Nel video di oggi abbiamo un mega giga super iper super, ecco, paccone che ci è arrivato in collaborazione con American Uncle con tanta pappa buona. Allora, abbiamo una box da 40 prodotti tra dolciumi, snack, salati e bevande. Tutti questi prodotti li potete acquistare su www.americanuncle.it. Io sono super curiosa di assaggiare questi snack. Vi dico solo una cosa: io fin da ragazzino ho sempre voluto aprire un canale YouTube e i video che guardavo di più... te l'ho detto. Sono buoni. Ecco, i video che guardavo di più erano quelli appunto di snack, assaggiamo snack americani, assaggiamo snack asiatici. E quindi io mi sono sempre detta: no, io voglio aprire un mio canale YouTube e fare questo genere di video, voglio troppo provare. Che non ce la faccio più. Aiutami. Questi sono piccantini. Passami l'acqua. Allora, abbiamo qui l'acqua perché un sacco di cose saranno un po' particolari, quindi dobbiamo idratarci. Allora, abbiamo deciso di dividere il video perché sono davvero tantissimi prodotti e non basterebbe neanche 30 secondi a prodotto. Cioè, vabbè, ok. Quindi questo video sarà incentrato sugli snack salati, quindi. Gusto iniziale, si sente tantissimo. Ok, eccolo qui. Super. Cioè, si sente già dal naso che è piccante. Si sente già subito il lime, si sente. Boom, senti il lime. Poi senti quella crocchetta lì che non so come si chiama. A me piacciono un sacco. Ma mi chiedo, com'è che fanno arrivare il piccante dopo? Non lo so. A me piacciono un sacco. Il sapore è buonissimo all'inizio. Quando mandi giù ti arriva una botta di fuoco incredibile, è vero? Mi dispiace da prender cu. Si chiamano a fuoco. Fuego e fuoco. Grazie amore. Voto 8 e mezzo. Facciamo 8 e mezzo. Anch'io 8 e mezzo. Passiamo ai prossimi. Ok, del marchio Patriots sono gli onion rings, quindi gli anelli di cipolla. Allora, io vi dico solo una cosa: nella mia vita, in 21 anni, non ho mai assaggiato gli anelli di cipolla. Aspetta, non sei mai andata a Burger King ti chiesto gli onion rings? Mai, perché a me la cipolla non fa impazzire. Via da casa tua. Via da casa mia. Chips strappa lacrime. Cioè che ti fa piangere? No. Cioè io ho già la lingua che mi... No, strappa lacrime. Addirittura. Oh, sì. La cipollata di... Buono. Sì. Buono. Madame, prima le donne. Ma grazie. Allora, praticamente un cosino di cipollina. Ma è veramente una cipolla? Non penso. No. Come quelle McDonald's di Burger King. Ma perché strappa lacrime? Ma sono buonissime. Oh. Ma scherzi. Ma sono delicatissime. Sono delicatissime, sono super buone. Una birra ci sta. E un prosecco. Cioè, ma io le mangerei tutti i giorni. Ci voglio vedere come scendi le scale dopo. Io 10, raga, do 10. Tu? Con un Aperol Spritz. Un 10, sì. Perfetto. Con un Aperol Spritz. Buonissime. Andiamo. Le mie favorite. I nostri amori. Cioè, bisogna presentazione, raga. Abiti in Marte? E io non l'ho mai mangiato. No, una volta sti con te, una volta. Le prove, vuoi vedere le prove? Doritos. Assaggiamo, vai. Hai imparato come si apre? Sì. Il prossimo lo apri tu. Vabbè, esame di apertura patatine. Senti? Buono! Tipo... Ma sono arancionissime! Proviamo? Sì! Cioè sono super arancioni! Ma sono buonissime! Io le mangerei tutti i giorni, scusami! Cioè, ti giuro mi piacciono un sacco! 17! Sono buonissime! Queste non 10, ma
100. Cioè, queste finora sono il massimo. 100. Mamma mia. Queste, allora, penso che siano i classici nachos. Ah no, però nachos barbecue. Stesso marchio di questo. Esame di apertura patatini. Intanto c'è il nostro coniglio che ha capito che c'è il cibo. Minchia. Sta tipo cercando di uscire. Come, così. Esatto, fatemi uscire, datemi le patatine. Ma cos'è? Sono tutte buonissime. Povero amore. Cioè, sono buonissime pure queste. Sono strani barbecue. Sembrano praticamente quelle classiche. Però il sapore è delicato, non è pesante di barbecue. È delicato. Sta delicato. A queste do un 8,5. Con un prosecco, uno spritz. All'aperitivo. Un 9, vai sicuro. Secondo me, veramente, se volete fare tipo degli aperitivi particolari, potete ordinarle. Penso che abbiamo sbagliato a assaggiare prima le più piccanti in assoluto. Oh. Perché ci ha un po' distrutto le papille gustative. Andiamo avanti. Abbiamo anche bevande. Quindi, noi abbiamo già assaggiato questa, ossia la Pepsi alla ciliegia. Voto 6. Sa di mandorla. Cioè, sembra di bere una bevanda alla mandorla. Ma è una ciliegia. Ho capito, non lo so. L'odore è di Pepsi al 100%. Però... Pepsi mandorlata. Ecco. Hai ragione. Ma secondo me è proprio la mischia. Ha proprio questo sapore di mandorla. Non so, per me 6. Per me 6. Nel senso, non lo berrei sempre, personalmente, non mi ha fatto impazzire. Ah, però più lo bevi più. Sì, mandorla amaretto. Se volete fare la torta. Oh, mi ispira. Allora, raga, sono honey mustard and onion, miele con mostarda e cibolla. Sono tipo dei cubetti di qualcosa. Esatto, non sappiamo cosa siano di preciso. Non c'è un odore. Strano, che strano. Allora, raga. La forma di sti cosi è molto strana. Cos'è? Buono. Buono. Cioè, sono questi cosi che non so che cacchio siano. Cos'è? È il pretzel. No. È riconosciuta? Non so neanche chi è. Cioè, prima senti la cipolla. Poi ho sentito il miele e alla fine ho sentito la mostarda. Come cavolo fanno? Cracker Jack? Cioè, sono popcorn caramellati con le arachidi. Proviamo. Oddio! No! Stranissimi! No! Oh. Mangiamo il cinema questi. È vero, perché in Argentina ci sono. Dove ti riporta questo gusto? A me al cinema. Raga, abbiamo vinto qualcosa. Prize inside, abbiamo vinto. Cosa ma abbiamo cos'è? Vinto? Magari abbiamo vinto qualcosa. Ah, ma le arachidi sono dentro così da sole, erano tutte sul fondo. Un 9. Sì, per me è 9. Vai. Mac and cheese. Cos'è mac? Non ho mai capito cos'era. Maccheroni. Sì. Mac and cheese, maccheroni. Bacon al forno. Al forno. Aiuto. Ok. Mamma. Ok. Oh, puzza di piedi. Oh, che carini. Sono strabelli, no? Odora proprio di formaggio. L'aspirapolvere. Poi mangiare i maccheroni col formaggio. Aspetta, ma che formaggio? C'è là. Cioè, raga, ha l'odore troppo definito di un formaggio che ho già mangiato. Batteria di dilemmi. No, raga, non odore. Sì. No. Cioè, ce l'ho in cucina, ce l'ho portato in petto. No, grazie. Raga, perché mi date le vostre parti? Se volete dire le patatine che sanno di latteria di Delevio, sono queste. Nice. Per me, io lo so troppo quello. Buoni. Ma questi erano salati o dolci?
Prossimo. Bibite, proviamo questa 7-Up che mi ispira troppo. Un sacco. Come si pronuncia, amore? 7-Up. 7-Up, 7-Up, 7-Up. No, questo. Pineapple. Ananas. Exotic. Vabbè, oh, è sapore esotico. Vabbè. Ah, questo non abbiamo dato il voto. Ah. Beh dai, molto neutrale. Sì, 8,5. 8. Okay. Neutrale. Mi piacciono cose più gustose, tipo quei nachos Doritos sono buoni. Mamma mia. Tu ti saresti messa a dieta a Miami? È proprio così che il pineapple cosa gli entra nel naso. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Non lo so, bevi. Non si legge cosa c'è. Oh, mi sta facendo male la testa tutto questo. Allora, sa di un ghiacciolo che mangiavo da piccola al mare. In Veneto, credo. Normale. Oddio, non è male, però non... Cioè, è buona. Ti piace? Sì, dai, un 7 le do. Proprio 7, sì. Anch'io un 7. Non la berrei tutti i giorni, però non è male, cioè non posso dire che non mi piaccia. Bene ragazzi, noi siamo super divertiti a fare questo video, almeno io parlo per me, tu? Vorrei fare anche il dolce. Esatto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. E ci vediamo nel prossimo dolce video. Esatto, ciao!